Siamo in partenza per il book tour di Come il vino ti cambia la vita e volevo documentare un po' il disagio dei preparativi per 3 settimane di tour che mi vedranno impegnata in una cosa come 12 tappe per tutta Italia. Quindi partiamo da Bergamo in auto e andiamo giù al sud, andiamo in Toscana, in Umbria, in Lazio, in Puglia e poi torniamo indietro. Quindi questo vlog vi porterà un po' nei momenti, diciamo, più divertenti e disagiati del tour, e quindi iniziamo dai preparativi. Iniziamo dalle preparazioni dei bagagli e c'è abbastanza un delirio, sto preparando tutto qui, ma proseguiamo con il caricamento della macchina per 3 settimane. Innanzitutto abbiamo brandizzato la macchina a noleggio, Station Wagon, e adesso sto cercando di far stare tutte le copie che mi devo portare dietro per il book tour nel sottobagagliaio. Quindi qua sto cercando di mettere le copie come se fosse una roba clandestina, ma è il sottobagagliaio, cioè quindi in modo che poi io riesca a caricare la macchina, cioè ce la possiamo fare. Eccoci finalmente in macchina, c'è stato tutto, abbiamo caricato tutto, Ho pensato a top. tutto io, Ma come al guarda, solito. lasciamo Ho stare. fatto tutto Ci io sono come prove solito. fotografiche che tu sei stato sul divano fino all'ultimo minuto. Comunque, vabbè, adesso siamo in macchina, stiamo andando a Firenze e niente, vi teniamo aggiornati e vi portiamo con noi. Ciao! Ed eccoci a Firenze, viva sull'Arno. Adesso facciamo un giretto e poi domani mattina presentazione. Vediamo se riesco a farvi vedere come siamo messi. Eccoci, Marcello è al telefono, noi stiamo passeggiando per Firenze, ma fa un caldo boia. E ho fatto degli incontri di lavoro stamattina e poi domani presentazione. Io ho cambiato la dipendente vita 8 anni fa per delle vicende, insomma, personali, mi sono dovuta trasferire negli Stati Uniti ed è stato proprio il vino che mi ha dato una nuova vita, che mi ha fatto rinascere. Infatti il sottotitolo parla di storie di rinascita, di coraggio, di ritorno. Vai per tre, sono già 75. La ciccia. Cosa fa? Marcello ha preso una piccolissima schiaccia per cena. On the road ancora, dopo Firenze, ci siamo presi un giorno di stacco e oggi stiamo andando a Il Borro, in Valtarno, ma prima abbiamo fatto una bella passeggiata lunghissima su una montagna qui vicino che ha trovato Marcello, non mi ricordo neanche il nome. Comunque, Prato Magno. Posti bellissimi, oggi versione super sportiva perché insomma il nostro tour on the road, però qualche spazietto per visitare la nostra bella Italia ce lo prendiamo. E infatti siamo in un posto bellissimo, in mezzo alle colline, poi vi faremo vedere. Ed eccoci arrivati all'ingresso del Borro, che è un borgo di Salvatore Ferragamo, che è stato rimodernato e trasformato in un relais château. Qui abbiamo il maneggio e oggi ci aspetta una bella gita a cavallo. E poi adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questo resort, dove si produce anche vino, ovviamente. Il Borro
è proprio, proprio carino. È un borgo antico che è stato messo a posto dalla famiglia Ferragamo e ci hanno creato queste 38 suite dislocate nelle varie casette. E dentro ci sono anche, adesso andremo a vedere, le botteghe degli artigiani, una chiesa, quindi adesso andiamo un po' a esplorare. C'è una chiesa ancora consacrata dove fanno le funzioni la domenica, ci si può anche sposare. Guarda che bella è. Io abbiamo wifi, se c'è wow, è vero, sei già connesso. E poi questo profumo, un volta che una moretta e una cantina, poi adesso state facendo le operazioni ancora di più. Sì, qui abbiamo spostato, qui abbiamo il camino. Andiamo in Umbria, quindi faremo poi il weekend praticamente fino a domenica in Umbria tra Montefalco, Gubbio, insomma toccheremo un po' di posti, ma stamattina andiamo a visitare un'azienda un po' diversa, non di vino, ma anche di vino, oddio, ma principalmente olio e birra, quindi insomma giornate alternative. Bene, bello. Come va questo tour? Molto bene, il Borro, tanta roba veramente. Sono solo 4 giorni che siamo in giro, abbiamo già visto tantissime cose. E io avrò già messo un paio di chili. Vediamo, facciamo il conto alla fine del tour. La malteria, visitare una malteria nel 2020 è molto raro. Nel senso, prima della rivoluzione industriale, tutti i birrifici avevano una loro piccolissima malteria, ok? Dopo l'avvento dei trasporti, della rivoluzione industriale, la malteria è andata piano piano scemando. Quindi arriva qua, considera che qua fuori a 50 anni e mezzo c'è un silos, viene preparato lì e il silos quello fuori è collegato con le tubature ed entra esattamente dalla sopra. Quindi immaginate il controllo remoto, quindi il tasto, parte il percorso, ok? Ed entra qua dentro nel TAS, questo è il macchinario che... Iniziamo da questo, anzi da questo che è il principale. Questo qua è l'extra pils, significa che orzo,
trasformato e tostato, diciamo, a un livello medio, una media tostatura. Golden Monkey. Ok. Che è sempre questa qua. Ok. Perfetto. Vediamo, Marci. Tu che sei intenditore di birra. Allora, bella mediata. Bella fresca. Buonissima. Buonissima. Ecco, io sto assaggiando invece la Umbriaca. Come è fatta? Che è una IGA, è un vero Italian Grape Pale. In questo caso la grape, l'uva e il mosto di Sagrantino, quindi okay. Tipico della zona. Bellissimo. Okay. Guardate che spettacolo, la foresteria, la sala degustazione, la vista su un mare di vigneti là in fondo, giardino meraviglioso, bella. Guardate che spettacolo di pranzo che stiamo per fare a Terre della Custodia con show cooking. Guardate un po'. Fate freddare a cattivo. Cos'è? È una crema di cannellini, un uovo cotto a 70 gradi e bacca di Nepal. Abbinato al, Montefalco Grechetto. Top. Facciamo due chiacchiere sul vino, io non so se... Vai. Quindi sono praticamente orgoglioso. Tagliolino con il tartufo umbro, abbinato a Colli Martani rosso. Quello di avere, diciamo, tre scopi. Il primo è di avere una forma, diciamo, un shape molto originale. Il secondo è quella per servire il vino. Quindi dietro abbiamo una tacca e davanti abbiamo un'altra tacca per servirlo. Bene, spettacolo. E il terzo scopo è la tacca posteriore. Riesce a fermare tutto il deposito. Quindi il deposito si ferma sulla tacca e riesce a bere tutto il vino, quindi non hai. Allora, quindi filetto di maiale, lo smash di patate, e poi abbiamo il cipollotto e la saba che facciamo noi in casa. Ok, quindi con il mosto che prepara il nostro cugnano, il nostro sciacquatore del mosto, e ci facciamo. Ed eccoci a Montefalco, siamo quasi pronti per la presentazione e abbiamo preso un bellissimo appartamentino in centro. Guardate un po' che bello e che vista. Qua siamo proprio a pochi passi dal consorzio dei vini di Montefalco, che è lassù. Ci andiamo adesso. Ci stiamo incamminando, adesso andiamo a The Italian Wine Girl Mobile. Alla macchina a prendere qualche copia. Non è perfetto stile convegno. Esatto. Beh, d'altra parte tour. È luglio, ci sono 33 gradi e fa molto molto caldo. Okay. Vediamo un po' come andrà. Eccoci. Meno male che ci sei tu che mi aiuti. Eccolo lì l'uomo senza il quale non riuscirei a fare questo senza tour. Senza niente sarebbe. Esatto, è la Italian Wine Girl Mobile tutta sporca che dobbiamo andare a lavare. E adesso andiamo. Ta-da. Ta-da. Domani Gubbio, lunedì Roma. Facendo un bel giro. Oh, bello, facciamo la foto qua. Sugo di lumache, poi queste sono fritte a vederle così, no, alla brace, queste sono fritte, queste sono tartufo, penso, no, il tartufo, no. O la porchetta, e questi erano gli spiedini porchettate o grigliate. A
altra tappa del tour stamattina. Questo tour del libro ci porta a Gubbio, quindi siamo ancora in Umbria, un paesino più bello dell'altro, sono troppo felice. E oggi andiamo in enoteca a fare un pranzo degustazione e si va a magnà un'altra volta. Pronti, pronti. Stiamo preparando la degustazione a Gubbio. Questa è la madia di Giuseppe Enoteca. Avremo un lunch degustazione. Giuseppe è lì insieme a Marcello che stiamo coordinando il tutto. Ma guardate il posto, che spettacolo è. Cioè, era la vecchia stalla dei cavalli del Vescovado, mi ha raccontato prima Giuseppe. Adesso vi mostro il fuori, che è meraviglioso. Praticamente si entra da qui, vi faccio vedere fuori. Ecco, fuori praticamente si affaccia direttamente sugli scalini con vista. E si può anche appunto prendere l'aperitivo. Qui c'è il tavolino. E siamo proprio nel centrissimo di Gubbio. Ti vedo molto rispetto, collega, di essere qui con noi quest'oggi. L'occasione è quanto mai ghiotta perché è di passaggio per il suo tour Laura, che sta presentando il suo ultimo libro, primo libro di una serie. Speriamo, speriamo che racconta un po' la sua esperienza. Lo chef al lavoro. Grande Giuseppe, e vai! Che profumo! Come si chiama? Cos'è? Puzzone. Puzzone. Perché? Nome perché... evocativo. Ecco, esatto, esatto. Ovviamente l'ho preso ieri da un pastore sardo che opera nella zona di Scheggia, appena dietro Gubbio. Tac, vediamo l'interno, vediamo la stagionatura. Si sente. Non è molto stagionato, eh? Puzzone, infatti adesso sprigiona. Sì, via, vi conto tutto, eh. Senza fare a sportellate, eh. Uno. C'è un premio per chi vince. Due, il premio è il battesimo. La botte dei canonici il premio è. Due, non sono due? No, era tre. Tre, dai, via. Come Sant'Antonio ne fate un altro. Via, adesso aspetta. Olè, battezzata, via. Olè, battezzata. Grazie. Siamo matti. Adesso siamo matti, fatemi. Adesso sì. Stiamo andando, Laura? Noi stiamo andando in montagna, sullo ski lift, vedi che stagione. Eccolo che arriva! Opla! Bello?